conosco soltanto Elti, quartiere Vomero, Luca Ferrara, e uno spettacolo, la sensazione di essere all'estero, di non essere in Italia, qualcosa che è nuovo, che accorpa tutto, che ti accoglie, ti accompagna in un percorso che è di benessere, dico, visto che è terminato qua, del corpo e della mente, ma vorrei che tu ci raccontassi che cos'è Elti. Buonasera Anna, prima di tutto, e buonasera a tutti quanti. Elti è un concept che abbiamo congeniato circa un anno e mezzo fa. Ci è venuta in mente questa idea, l'abbiamo concretizzata, l'abbiamo perfezionata nel tempo. Fondamentalmente noi ci occupiamo di salute e benessere a 360 gradi. All'interno abbiamo una zona biobar con delle nutrizioniste che si occupano e del porgere i prodotti, di spiegare tecnicamente tutto ciò che serviamo all'interno. L'alimentazione è curata da una nutrizionista secondo un protocollo che si chiama food therapy, cioè noi serviamo all'interno del biobar prodotti che hanno una valenza terapeutica o che servono a coadiuvare determinate patologie. Abbiamo una zona farmaci dove normalmente troviamo di tutto, dalla cosmesi, prodotti per bambini, farmaci, eccetera, eccetera. Un centro di medicina estetica coordinato dal professor Peppe Sito, che è un chirurgo di rinomata, insomma, una persona che persona, è del suo campo. Forse la più esperta per essere qui e accogliere assolutamente le persone. Sì. E poi naturalmente è molto stanco Luca perché ha lavorato fino a poco prima, mi permetto di dirlo perché c'è un rapporto anche di amicizia, quindi ha lavorato fino alla fine, non si è risparmiato, poi è stato il suo camice, ora è qui ad accogliere gli ospiti. E poi abbiamo la zona libera. Zona libera, insomma, l'ho voluta, l'ho fortemente voluta. Ho trovato le persone giuste che sapessero presentarla al meglio, e poi a gennaio si concretizzerà con la palestra, è l'ultima zona, e abbiamo la presunzione di occuparci di salute veramente a 360 gradi, quindi dal personal trainer all'interno della palestra, la nutrizionista come dicevo prima all'interno del bar, noi che sappiamo dare come farmacisti la nostra consulenza riguardo a farmaci, riguardo a tutto il resto, centro di medicina estetica con persone come abbiamo detto prima illustri, dermatologi, insomma ci sono diverse figure professionali, tutto quanto racchiuso all'interno di questo grembo che è Elti. Luca, tra un po' io sentirò anche Valentina Castellano, sì, che è la responsabile della libreria, anche lei è una responsabile amica, anche della comunicazione. Assolutamente, quindi stai parlando con una che di comunicazione insomma la fa tutti i giorni. Ci saranno comunque le ultimazioni dei lavori, perché comunque avete veramente fatto un grosso lavoro. Abbiamo avuto, insomma, non lo nascondo, abbiamo avuto problemi che abbiamo risolto e terminiamo tutto quanto a gennaio. Quindi nel frattempo tutto funziona, le persone possono recarsi verso Elti, possono iniziare a frequentare tutta una serie di corsi. Già da tempo c'è il corso di Antonella scrittura Cilento. Creativa, quindi con Antonella Cilento, c'è Valentina qui, ci sono le presentazioni, mi permetto di dire molte presentazioni ci sono anch'io, insomma, quindi è un progetto da seguire. C'è un hashtag con Io Resto. Sì. Questo Io Resto fa parte della campagna strutturata da Valentino, una campagna di comunicazione all'interno della quale vogliamo valorizzare tutte le eccellenze napoletane che investono a Napoli e che scommettono anche su questa città. Io Resto, appunto, tutti gli imprenditori, tutte le persone, professionisti, imprenditori, ma anche semplici persone che nel proprio decidono di rimanere qua a Napoli e di rappresentare Napoli al meglio, lavorando al meglio, per dare un messaggio assolutamente positivo. Questo hashtag creato da Valentina, Io Resto, serve proprio a identificare queste persone, tutti gli influencer, tutte le persone che parlano con i media, e comunicare questo hashtag per avere la maggior cassa di ridondanza e per l'impresa che stanno rappresentando e naturalmente anche per il nostro marchio. Allora, io mi permetto nel salutarti, ma non finisce qua, ci rivediamo prestissimo. Assolutamente. Di anticiparvi che vedrete anche me, mio fratello Giovanni e Renato Votta con le magliette, perché ci hanno chiesto di essere parte di, insomma, chi meglio di voi che restiamo che rimanete qua a Napoli e che naturalmente rappresentate Napoli, e quindi noi siamo felici di questo invito, lo accogliamo e ne vedremo tante altre di interviste qui da Elti. Assolutamente. Io al momento ti auguro proprio un in bocca al lupo grandissimo. Grazie mille. Per e ringrazio io voi per il tempo che ci avete concesso. Grazie Luca, buona serata. Siamo da Elti, Buccaria, Valentina Castellano. Ciao Anna, ciao a tutti. Momento molto emozionante, è stata una bellissima serata, abbiamo aspettato che ci fosse un momento di calma. Tutti ti volevano, volevano spiegazioni, volevano sapere che cos'era. Finalmente l'inaugurazione è partita. Finalmente è partito questo grandissimo progetto napoletano, Elti.
Un progetto molto grande che tu conosci molto bene, che è un concept store di 1000 metri quadri che occupa quelli che furono gli ex locali di Guida Merliani e li occupa con una palestra, un biobar, una farmacia, un centro medico estetico e una libreria, una boccaria. Queste aree così apparentemente distinte sono invece unite da un unico obiettivo, e cioè la diffusione della cultura del benessere, salute, benessere, nuovi stili di vita, attenzione all'ambiente. Si parte dall'arredamento curato dal grandissimo architetto Sante Castaldo, con l'attenzione all'impatto ambientale, quindi minima cura, la cura dei minimi dettagli, fino al libro scelto, quindi per l'alimentazione bio, il centro medico estetico con dei prodotti particolari, il bio bar con un menù particolare, con le nutrizioniste che serviranno ai tavoli e guideranno le persone, i clienti nella scelta consapevole dei cibi. Però c'è una cosa importantissima, qualcosa che è proprio una creatura tua, e che è un hashtag con Io Resto, dove ci hai anche coinvolto a noi di Rotti certo. Italia. E certo, Rotti Italia dovevate essere per forza coinvolti, perché abbiamo pensato ad una campagna particolare. Ci siamo posti una serie di domande, abbiamo detto come farci conoscere, come venire alla luce in una città così amata e così particolare, e abbiamo pensato non soltanto di parlare di noi stessi, quindi di parlare degli altri, di parlare di quella che è la rete napoletana vera, di professionalità, di eccellenze, perché Elti vuole essere un'eccellenza ma anche un qualcosa di quotidiano da vivere tutto il giorno, e uno stile di vita. Noi sappiamo che a Napoli ci sono tante eccellenze esistenti, che già esistevano prima, storiche, quindi nuove, di giovani, nuovi progetti, e vogliamo coinvolgerle insieme al nostro progetto. Quindi ci è venuta in mente questa campagna, ve la faccio vedere subito, con un hashtag particolare che è Io Resto. Io resto a Napoli per scelta, non per resistenza, ma io resto perché questa è la mia città, perché qui ci lavoro, qui ci vivo, qui c'ho la mia famiglia e qui c'ho la mia rete di professionalità che resta con me e che non va via, perché Napoli ha tanto da offrire. E quindi abbiamo pensato di creare questa maglietta, ecco, col nostro hashtag e il nostro logo, da regalare insieme alla gift box di Elti, con una lettera che spiega appunto la nostra campagna, dicendo: mettiamoci insieme, facciamoci conoscere tutti insieme. Quindi fotografatevi con questa maglietta, diteci chi siete, cosa fate, e creiamo questa rete, prima sui social e poi davvero insieme, con incontri, programmi, eventi, insomma, con tanto lavoro che c'è da fare ma che già si fa. Allora, io direi che Valentina adesso la facciamo riposare, sì. C'è anche Alfredo lì, tornano i suoi bimbi che stanno facendo un pigiama party, sì, approfittando della mamma lavora, uccisa, distrutta, ma felice, contenta, sì. Io la vedo, la conosco, quindi lo so. Io voglio ringraziarti, così come ha fatto con Luca Ferrara, di averci coinvolto, di renderci parte di questo progetto bellissimo, perché è vero, noi abbiamo deciso anche noi restiamo a Napoli nonostante le difficoltà, perché ci crediamo, perché Napoli è meravigliosa, ha tanta bella gente come te. Quindi facciamo la consegna in diretta. Assolutamente. Questa è per OTV Italia, la consegniamo. Io e aspettiamo. Ringrazio a nome anche del mio socio Renato Votta e di mio fratello Giovanni Copertino, perché tu mi hai dato mia maggiore anche per loro. Quindi prestissimo ti invieremo la nostra foto di gruppo con quello che riteremo più giusto e appropriato secondo quello che è l'essenza di Elti. E ti ringraziamo, e tanto ci vedremo spesso qui. Abbiamo appena iniziato. Assolutamente. Allora, un grandissimo in bocca al lupo. Crepi. Il posto è meraviglioso, può essere veramente un'eccellenza di eccellenze, quindi venite, perché entrate e vi curerete dal corpo alla mente, allo spirito, e poi c'è tanta bella gente. Grazie a Valentina. Grazie Anna, e grazie a tutti a Rotti B. Grazie.